Salve amici e bentornati sul mio canale. Oggi, come avrete capito dal titolo, un qualcosa di insolito. Ma vi spiego tutto dopo la sigla. Oggi cercherò di battere un mio record, il mio record di velocità. Io in genere non faccio queste cose, non sono una persona che mira a toccare velocità esagerate o comunque a medie altissime. Ecco, magari più la media mi interessa, ma la velocità, toccare velocità esagerate, non mi fido molto con la bici da strada perché ha delle ruotine veramente strette e non mi danno sicurezza. Ma perché quindi sto facendo questa cosa? E direte, sei un pazzo allora? No, perché sono convinto che lo sto facendo secondo i miei standard di sicurezza e vi spiego il perché. Ma torniamo indietro. Settimana scorsa mi sono trovato a passare qui, siamo nel cimitero di Palombara e subito dopo il cimitero di Palombara c'è una discesa veramente esagerata che porta verso Palombara, che negli anni precedenti noi in genere la facevamo a salire con i miei amici, ma a scendere era veramente una cosa improponibile perché la strada era piena di era dissestata, era piena di crepe, buche, era pericolosa, veramente pericolosa a scendere. La settimana scorsa mi sono trovato a passare qui sempre con i miei amici e poco prima che iniziasse la discesa mi dissero che la strada era stata asfaltata. Io in quel momento non avevo slancio, non avevo nulla. Ho preso la bici, mi sono abbassato e l'ho lasciata andare. Il Garmin mi ha segnato 77 km orarie, virgola qualcosa. Strava me ne ha segnati di meno, non ricordo quanti, ma di meno. I miei amici che stavano con me mi hanno detto no, non era possibile che stavo a 77 perché loro stavano a 65, quindi mi stavano vicino, non lo so. Comunque nella mia mente già pensavo di tornarci, se veramente stavo a 77 senza slancio, ho pensato di tornarci, visto che ce l'ho vicino casa, era una decina di chilometri da casa mia, e di provare a sfondare il muro degli 80, se veramente erano 77 km orari. E oggi ci proverò. Perché vi ho detto che secondo me rispecchia i miei standard di sicurezza? Perché questa strada è una strada poco frequentata, specialmente di mattina, forse giusto qualcuno che viene al cimitero, ma soprattutto è una discesa dove si vede, è tutta dritta e si vede chi viene dall'altra parte, per cui il pericolo è molto limitato, il fattore di pericolo è molto più basso rispetto a una qualunque altra discesa. Ma adesso vediamo se riesco a realizzare questa mattata, perché alla fine soltanto di quello si tratta, di una gran mattata. Allora, per l'occasione ho posizionato la GoPro qui, non so se l'immagine ballerà un po' troppo, ma ci proviamo. Al limite la metto più bassa, non metto la GoPro sul petto perché inizia a fare caldo e quindi non posso permettermi di uscire con lo zaino, suderei troppo. Quindi nelle prossime uscite spero che questo sistema funzioni. Inoltre vi invito a vedere il video che ho fatto nella scorsa settimana su questa luce per bici, con cui mi ci trovo veramente molto bene, una luce sottosella. E adesso proviamo, installo la GoPro e vediamo se riesco a non ammazzarmi. Un po' di slancio.
purtroppo non ci sono riuscito. 77,4 segna il Garmin, non penso che Strava mi segni 80 così a buffo e poi non sarebbe reale, quindi niente, è vero, a mia discolpa devo dire che è vero che mi sento un po' fiacco, vengo da 77 km fatti ieri verso il lago di Albano, però l'ho fatti veramente in maniera blanda, per cui non capisco perché mi sento fiacco. Quindi no, non per mettere le mani avanti, magari semplicemente una giornata no, o i 77 sono semplicemente il mio limite. Non sarebbe un problema, ecco, però mi piace l'idea di poter cercare di sfondare quel limite e fare qualcosa di più, anche perché da 77-80 non sembra una cosa così esagerata. Video, amici.